Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, qui sul sagrato di San Pio, della chiesa di San Pio da Pietrelcina, per raccontarvi un episodio che è ripreso dal libro di Giovanni Siena, il mio amico Padre Pio. Attilio De Santis, avvocato esemplare, raccontò un fatto che gli era capitato personalmente. Era il 1948, lui doveva andare da Fano a Bologna con sua moglie e i suoi due figli, Guido e Gianluigi, per andare a prendere il terzo figlio, Luciano, che studiava a Bologna. Allora, racconta che partirono alle 6 del mattino, ma poiché lui non aveva dormito molto bene, era, possiamo dire, in cattive condizioni fisiche. Lui guidò fino a Forlì, poi cedette il volante a suo figlio Guido, quindi una volta poi recuperato l'altro figlio, Luciano, al collegio, quindi a Bologna, si fermarono un po' a Bologna e decisero poi di rientrare, quindi ritornare a Fano. Alle 2 di pomeriggio, dopo aver ceduto il volante a Guido, racconta l'avvocato De Santis, volli guidare ancora. Una volta passata la zona di San Lorenzo, notai in me, racconta, una stanchezza sempre più grande. E varie volte, lui racconta proprio questo, varie volte chiudeva gli occhi e dice, mi assopii. Voleva lasciare il volante al figlio di nuovo, ma lui si era addormentato. Allora decise di continuare a guidare. Dopo, lui scrive nella sua testimonianza, non ricordo più nulla. Ad un certo punto recuperai bruscamente la coscienza proprio a causa di un rumore che lui sentì di un'altra macchina, proprio una sorta di frastuono che gli diede fastidio e lui recuperò la coscienza. Ecco, lui dice questo. In quel momento lui si accorse che mancavano soltanto 2 chilometri per arrivare ad Imola. Cosa era effettivamente successo? Lui racconta che i suoi stavano sempre chiacchierando in macchina e in quel momento lui spiegò effettivamente quello che gli era successo e non gli credette. Lui spiegò che si era addormentato in macchina anche se stava continuando a guidare. Potevano credere che la macchina fosse andata da sola assolutamente. Poi però ammisero che mentre loro parlavano gli avevano fatto una serie di domande, ma lui non rispondeva, era immobile e continuava, continuava a guardare la strada. Fatto il calcolo, scrive nella sua testimonianza l'avvocato De Santis, il mio sonno al volante era durato il tempo impiegato a percorrere circa 27 chilometri, cioè lui aveva dormito per 27 chilometri perché lui non ricordava proprio un bel niente. L'avvocato era un grande figlio spirituale di Padre Pio, allora nel 1950, 2 anni dopo, decise di scendere qui a San Giovanni Rotondo e tra tutte le cose, quindi confessione e altro che doveva fare, gli fece proprio una domanda diretta a Padre Pio, ecco, una spiegazione. Padre Pio fu schietto e gli disse proprio questo: tu dormivi e il tuo angelo custode guidava la macchina. E poi gli ripete di nuovo: tu dormivi e il tuo angelo custode guidava la macchina.